Sì, diciamo, ti mando tutto, sì, ti mando tutto, classifica, cosa, non preoccuparti che. Vai quinto, Ale! Ma non per questa discesa, 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 ma ringraziare tutto il gruppo organizzativo della Prata Betone, perché chiaramente una manifestazione che supera le 30 edizioni è una roba quasi incredibile, è una manifestazione che è entrata nella storia del ciclismo amatoriale. Quando c'erano le prime edizioni della Prata Betone probabilmente non esistevano altre gare amatoriali, o quantomeno erano molto poche. Adesso ci sono state tante altre gare che l'hanno emulata, copiata, qualcuna magari anche superata, però la Prata Betone è rimasta un punto di riferimento per tutti gli amatori, direi, della Toscana e anche fuori dalla Toscana. I numeri gli danno ragione, perché comunque una manifestazione che fa quasi 1000 iscritti è comunque una cosa importante, una cosa bella. Quindi grazie a Silvano, grazie a Vezio, grazie a tutti i ragazzi che erano e sono ancora sul percorso e che hanno contribuito a fare anche quest'anno una manifestazione eccezionale. Grazie a tutti. Sì, la cosa fondamentale è quando le manifestazioni giungono al termine e non abbiamo notizie almeno di cose gravi che avvengono in gara. Il percorso quest'anno, come sapete, è stato modificato, abbiamo avuto una conferma del buon lavoro fatto, perché tutti i ciclisti sono rimasti, penso, soddisfatti anche di questa novità. Il tempo fortunatamente, almeno per il momento, ci ha voluto abbastanza bene, perché le previsioni non erano delle migliori, e quindi forse anche per questo abbiamo perso magari qualche iscritto, un qualche nulla. Sì, io ringrazio l'organizzazione, ringrazio il comune di Abetone, della Betone, per queste manifestazioni che rivitalizzano un po' la montagna e che fanno sì e portano persone che conoscano le diverse realtà della montagna. Dinamo è una realtà della montagna, di tutti quelli che vivono qui. È un camp di terapia ricreativa che ospita circa 1000 ragazzi con patologie gravi o croniche ogni anno, e gli fa fare vacanza, insomma, li porta qui, gli fa godere di questa bella zona e li fa divertire. Grazie veramente a tutti. Grazie all'Ogli Massimo SPA Glass System Technology, consegna alla Dinamo Camp, direi di farlo vedere questa importante riconoscimento che in tutto il gruppo, quindi tutti quanti, diamo alla Dinamo Camp. Un davvero grazie a loro, perché fanno davvero felici i bambini e gli danno veramente una Sportivo Ramini, Annalisa Frulli! Premia, viene Alberto insieme al Dinamo Camp, Vito, qui davanti. Ora, sulla prima. E c'è anche il mazzo di fiori, eccolo qui. Terza assoluta, seconda classificata, Infinity Cycling Team, Sabrina Raggiante! Grande Sabri! Rimani qui! Oh no, è il podio, bisogna rimanere. Sposta l'asta, sposta l'asta lì davanti, bravo. Ecco qui, con la premiazione delle assolute, e vincitrice! Piove. Vincitrice della 33esima Prata Betone, era tanto che ci provava, ora ce l'ha fatta, gruppo sportivo Ramini, Chiara Turchi!
3 ore 34 e 21. In mezzo. Vai in mezzo. Vieni Giampaolo. Sulle note della fanfara dei bersaglieri di Prato. Grazie anche a loro. Un altro applauso, con un forte applauso per queste grandi atlete che hanno conquistato la Betone dopo 94 chilometri. Eccolo qua, grande Yuri. Oggi avete avuto da fare un po' di più, via, diciamo così. Bravo, grazie Yuri, come al solito, protagonista di questa Prata Betone. Yuri! Guarda lì, fa un passo avanti, un passo avanti, un passo avanti. Secondo classificato, vincitore lo scorso anno del medio, Velo Club Maggi 1906, Federico Cerri, col numero 1 è partito oggi, è andato in fuga ma dopo è stato ripreso al, diciamo, a 6, 7, 8 km dall'arrivo dal vincitore. Lì Alberto, Giampaolo, con la Dinamo Camp, così almeno andiamo a premiare primo classificato, vincitore della 33esima Prata Betone, Velo Club Maggi 1906, 2 ore 59 e 57, Alfonso Falzarano. Eccolo qui, grande Alfonso, in mezzo, eccolo.